Buongiorno ragazzi, nuovo video. Oggi vogliamo mostrarvi come prepariamo il nostro frullato pre o post allenamento. Come preparo il come frullato. Come prepara. Ci tiene a sottolineare che non faccio mai niente quando si parla di cucina. Dovremmo più o meno aver recuperato tutti i vari ingredienti. Giusto due cosettine. Questi sono gli ingredienti che servono per la realizzazione del frullato pre o post allenamento. Diciamo che in realtà è un frullato che sarebbe tendenzialmente più indicato, secondo le regole generali, come post workout. Quindi andiamo, perché dobbiamo andare a risanare le riserve di glicogeno, eccetera. Però, per quanto mi riguarda, io ho bisogno sempre un po' di spinta pre-allenamento, quindi me lo faccio spesso come pre-workout. Andiamo a vedere di avere tutti i macronutrienti all'interno del nostro frullato. Proteine, in questo caso proteine in polvere, isolate, whey, quelle che volete, l'importante siano più pulite in assoluto. Gusto nostro? Gusto nostro, in questo caso abbiamo caramello, niente un po' di meno che caramello. I miei preferiti sono caramello e banana, odio il cioccolato e la fragola anche. Quindi proteine, caramello, grassi, ovviamente il tuo amato peanut butter, amore. Non potrei vivere senza. Intanto fammi testare se è ancora buono. Peanut butter come fonte di grassi. Ce ne sono ovviamente qualcuno anche nel nostro latte di mandorla che utilizzeremo come liquido, però un pochino di grassi buoni sono contenuti anche qui. Quindi latte di mandorla. E poi abbiamo i nostri carboidrati. I nostri carboidrati semplici e complessi. Quindi carboidrati complessi da avena, fonte di fibre, vi fa benissimo, eccetera, e soprattutto vi sazia. Semplici, frutta, basso contenuto glicemico, mirtilli, sono buonissimi, e un pochino di banana che a me piace sempre per il gusto, anche se l'indice glicemico è un po' più alto, però va bene, quindi mirtilli, banana, avena. E poi uno sfizio mio, che però può piacere barra non piacere, un pochino di baby spinaci e kale. Ok, il kale in America è tipo famosissimo, importantissimo, anche perché non sembra, perché è veramente brutto, ma è ad altissima densità nutrizionale, contiene tantissime vitamine, è veramente pazzesco, quindi buttarlo dentro a me aiuta anche a essere un po' più sazio. Ultimo ma non ultimo, ghiaccio. Ok, rendiamolo un po' più buono, che poi caldo è terribile secondo me. Stevia dolcificante naturale, non artificiale, quindi tecnicamente non andiamo ad alzare troppo la glicemia e soprattutto non è una sporcizia chimica, ma è puramente naturale. Andiamo a comporre il nostro frullato. Oggi ho resistito a non rubare nessun ingrediente durante la realizzazione delle cose, perché di solito mentre lui cucina io rubo ingredienti, che penso la cosa che gli dia più fastidio. Olè. Com'è? Vabbè. Fammi assaggiare. Vai. Amore, il problema è che adesso ti tocca l'allenamento. Io sono già andato stamattina, oggi pomeriggio magari faccio un pochino di cardio perché me lo merito, che sto mangiando un pochino troppo. Il problema è che oggi è il suo turno, l'alleno. Che bello, ho paura. Tra i corsi da Marines qua in America, i suoi allenamenti, tornerò in Italia molto 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 tonica. Vai, andiamo? Ciao ragazzi, vai. Vi portiamo in palestra con noi.